Il Regno Incantato. Storie e leggende partenopee. Prefazione di Marco Perillo, casa editrice Neapolis Alma Edizioni. Urania, la prima donna sulla Luna. Testo di Federico Quagliuolo. Illustrazioni di Lisa Mocciaro. Luna, anno 2057. L'avresti mai detto, cara Ernestina, che un giorno sarei arrivata sulla Luna? Sognavo questo viaggio sì da quando ero bambina. Da quando la Compagnia della Luna ha aperto il primo spazioporto a Napoli, la mia curiosità era talmente grande che ho deciso di prendere il primo biglietto in offerta. L'astronave l'hanno chiamata Giordano Bruno e parte ogni mese dal cratere del Vesuvio per arrivare nello spazio. La partenza è stata davvero brutta. Siamo entrati in una navicella simile a un proiettile. Ci hanno caricato all'interno di un gigantesco cannone al centro del vulcano e improvvisamente ci hanno sparati nello spazio con un rumore terrificante. Non augurerei a nessuno di provare queste sensazioni. Più che un viaggio nello spazio, pensavo che avrei affrontato un viaggio verso la morte. Dopo un po', il panorama è diventato ben diverso. Dalla finestra dell'astronave si potevano vedere tutte le stelle, sembrava di vagare in un mare pieno di luci, mentre mi sentivo così leggera da poter galleggiare nell'aria. Davanti a noi c'era la Luna, non te la immagineresti mai. Da vicino sembra un grandissimo deserto in bianco e nero, anche se nella parte posteriore nasconde un lago circondato da piante con fiori rossi, gialli e blu. Si vedono anche le luci di una piccola città. Ed eccoci arrivati all'atterraggio. La nostra nave è finita su una rete che è un po' come una palla da tennis è caduta per terra. Al nostro arrivo ci hanno accolto tante persone con un lunghissimo applauso. Siamo arrivati sulla Luna, ma ti racconterò il resto la prossima volta. Per ora ti dico che grande meraviglia! La tua affettuosa Urania. Voce narrante, la maestra Fuffi.